Gestire e connettere parchi, aree protette e habitat attraverso fiumi, foreste e aree agricole, per creare vere e proprie reti di strutture naturali collegate fra loro e incrementarne la resilienza. È uno degli obiettivi di sviluppo del millennio definiti dall'ONU quasi 20 anni fa e ripresi nel 2017 nella Carta di Bologna per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile. A quegli obiettivi la città metropolitana di Torino ha dedicato un seminario promosso in occasione della Giornata Mondiale delle Metropoli. Il World Metropolitan Day è nato nel 2015 dalla Carta di Montreal per valorizzare le buone pratiche delle aree metropolitane del mondo in relazione agli obiettivi del millennio. Città metropolitana di Torino è presente in questo evento organizzato proprio in virtù di una festa europea delle città metropolitane. Una ricorrenza importante dove Città Metropolitana vuole ricordare il proprio ruolo, il ruolo delle città metropolitane in Europa e soprattutto quello che sono i punti essenziali per poter far politica metropolitana sul territorio. Quindi azioni legate ai parchi, al controllo, alla vigilanza, ma soprattutto a mantenere quel presidio importante che un ente come il nostro deve poter offrire agli enti che ne fanno parte, non solo agli enti, ma chiaramente anche ai cittadini. Le guardie ecologiche volontarie, come dice la parola, sono delle guardie volontarie, siamo circa 200 unità, svolgiamo un'attività di informazione e prevenzione delle problematiche di carattere ambientale, oltre ad un'attività di repressione e controllo del territorio. Tutte queste attività vengono svolte a puro titolo di volontariato, svolgiamo attività sia nei parchi cittadini, sia nelle aree rurali, sia nelle aree montane, nelle aree collinari, con la finalità di appunto cercare di poter tutelare al massimo tutto l'ambiente, con la conservazione del patrimonio ambientale.